Sono io il conduttore, sono io Io l'allegro presentatore. E allora, un grande benvenuto, un grande abbraccio dal Teatro Lab, 2 ore fuori dal mondo, la nostra bellissima scuola di teatro. Mi permetto di dirlo perché le persone che ci sono dentro sono tutte splendide. A Giuseppe Ansaldi, attore catanzarese, dalle bellissime speranze e dalle bellissime esperienze, e anche insegnante di recitazione. Grazie per la tua disponibilità, grazie per volerci regalare qualche ora di emozioni, spensieratezza, racconti e perché no, qualche esperienza che sicuramente hai già fatto e che ci puoi raccontare. Grazie, Giù. grazie a te, Fra. Innanzitutto, ciao a tutti e ciao a questi bellissimi attori, futuri, presenti, passati. Quindi, ciao a tutti. Vedo un sacco di bellissime facce, anche varie fasce d'età. Sono un po' emozionato perché, comunque, cioè una cosa è recitare un pezzo, andare in scena, oppure sentirti un po' al centro, diciamo, della conversazione, chiamiamolo così, Certo, dell'esperienza. certo, La mia terra è sempre un piacere, nel senso che comunque io vivo a Roma, però sono sempre legato alla mia terra, alla mia regione, alla mia città, Catanzaro, che certo. Vabbè, purtroppo proprio intendo. ci ha costretto ad andare via, perché io ora vivo a Roma da circa, mi sa, 14 anni, boh, penso il Ah, proprio 15. tanto. Sì, aspetta, mi senti, Fra? Sì, dico proprio tanti, tanti anni che sei a Roma. Sono tanti. Io all'inizio non volevo andare via dalla Calabria, ti devo dire la verità. Me ne sono andato cioè con l'amaro in bocca, perché io poi ho frequentato anche il teatro della Calabria dell'università con Sì, un maestro che adoro, tra cui Lindo Nudo, è uno dei miei maestri, Teatro conosco bene. Timona. Ci vogliamo un bene, per me è una persona, cioè, speciale, che mi ha insegnato tanto. E quindi all'inizio, quando sono andato via, sono stato costretto, perché produzioni in Calabria non ce n'erano, il cinema non c'era, e quindi io volevo un po' sognare, come tutti i ragazzi di quell'età volevi Beh, svoltare e volevi andare via. Allora ho detto vabbè, vado via. Però io ho preso un bagaglio culturale in Calabria fantastico e bellissimo, perché già da allora esistevano un sacco di realtà. Quindi io poi mi sono laureato e poi a sono Roma. andato. No, mi sono laureato all'università, ho fatto il DAMS perché non potevo Okay. più 3 anni. Poi sono venuto qua e ho frequentato sia vari corsi teatrali che anche un corso all'Accademia Silvio D'Amico. Non ho frequentato la Silvio D'Amico, ma ho fatto un corso No, un dove prima. seminario. No, avevo frequentato prima un corso di perfezionamento, e poi, siccome all'inizio ero un pochino impaurito di questo mestiere, perché comunque, diciamo, che ne so, non sapevo neanche come funzionava la televisione, il cinema, cos'era un'agenzia, un casting, quello che poteva essere, quindi ho intrapreso anche il percorso di pedagogia teatrale e anche di organizzazione teatrale. Feci proprio un master alla Silvio D'Amico. Bah, bellissimo questo. Sì, però poi alla fine, devo dire la verità, ho raccontato la mia storia. Iniziai a lavorare in un teatro a Roma come organizzatore teatrale. Fu il mio primo lavoro, diciamo, nell'ambito. Ho pianto tutta la sera, tutto il giorno, e mi sono, diciamo, licenziato dopo il primo giorno di assunzione, perché non me la sentivo, dovevo essere il referente per organizzare dei festival. Cioè, è stata l'esperienza più brutta della mia vita, perché Beh, certo, infatti capisco benissimo questa cosa che mi stai raccontando, perché in effetti fare teatro ha così tante sfaccettature e sì. uno neanche se l'immagina. Cioè uno dice faccio teatro, quindi fai l'attore. Sì, assolutamente, ma ci sono tante di quelle cose che uno può fare nel teatro che nemmeno lo sa, perché fare teatro prevede la direzione di scena, l'organizzatore teatrale, il direttore di palcoscenico, i tecnici di palcoscenico. Gli attori, certamente, la regia, l'aiuto regia, insomma, L'aiuto è fondamentale poi, sì. esatto, una serie di persone che effettivamente poi fanno quello che è tutto il comparto teatrale. E proprio in questo periodo di coronavirus dovrebbero ricordarselo che oltre agli attori ci sono anche tante persone che nei teatri ci vivono, ci lavorano e quindi di conseguenza dovrebbero pensare anche a loro, non dico a noi, ma a loro dovrebbero pensare. Però piano piano ci riusciremo a risolvere anche questa situazione. Ricordo pure le povere signore del botteghino, poi i signori, Ecco, no? Pure assolutamente. Oggi loro, cioè. non ce l'abbiamo la nostra signora del botteghino, mi manca sia la signora del botteghino che il nostro tecnico. Te l'avrei presentata con grande piacere perché sono proprio le Anche loro persone fanno gli atlanti, fanno gli spettacoli con te, Fra? che... Allora, Rossella, che è il mio tecnico di palco ed è Sì. l'unico tecnico di palcoscenico donna del Meridione, credo, praticamente sì, recita pure.
recita pure. Però da quando abbiamo aperto il comunale, tu sai che abbiamo aperto cinema teatro comunale, lei si occupa fortemente della parte tecnica ed è bravissima, cioè è apprezzata dai tecnici di ogni compagnia che è venuta a trovarci, dalla Cuccarini a Piovani, l'hanno apprezzata tutti quanti tantissimo. Intanto per la particolarità, lo sai, le donne hanno sempre una marcia in più, the power of girl. Assolutamente, assolutamente. Questo lo lascio dire a te, io evito di commentare. No, abbiamo un'altra parentesi, quella del sto giocando. Invece Carmen è proprio il sorriso del comunale, cioè tu arrivi e vedi lei, perché è al botteghino insieme a Salvatore, ovviamente prima di questa situazione paradossale, chiaramente, e lei ha la particolarità di ricordare tutte le persone che ha visto anche una sola volta, quindi si ricorda i gusti degli spettatori, se quello preferisce la poltrona A o la poltrona B, insomma è questa meraviglia di cura per gli spettatori che quando arrivano si sentono a casa, questa è la cosa bella del comunale. Quindi te l'avrei presentata volentieri, ma stasera hanno fatto le assenteiste, vedi, ogni tanto capita anche a loro. Ma te lo dico io, perché fra, ti rispondo. Come tu gli hai detto, c'è Giuseppe Ansaldi, mi hanno detto che palle. No, non è vero, non è vero. Bello, si aspettavano quello figo, muscoloso. Guarda, invece le sorprese più belle le abbiamo avute proprio dalle persone che si conoscono meno. Tu no, perché a Catanzaro ti si conosce. Ma in generale, dalle persone che conoscevamo di meno, che magari, sai, quando parli con la Guerritore, chiaramente c'è anche il fascino dell'attrice splendida, della grande donna di teatro e di cinema. Quando parli con persone che magari conosci di meno, chiaramente non sai mai chi ti trovi davanti. E invece abbiamo avuto le sorprese più belle, perché poi da cosa nasce cosa? Gerardo comincia, Alessia finisce, e quindi non ti dico in mezzo che cosa succede. Se si scatena Anna con la sua risata è finita, ma sta mettendo il microfono chiuso, quindi va benissimo così, sta tenendo il microfono chiuso. E ha trovato anche le inquadrature, Giuseppe, perché devi sapere no, che... Hai ragione, poi mi hai fatto una scusa se ti interrompo. Vai. Giusta, fra, nel senso che il problema secondo me poi in Italia, nel senso che io avendo poi lavorato e tu anche ospitandoli al teatro, tanti diciamo li chiamiamoli VIP, a volte alcuni c'è proprio in Italia il divismo, nel senso, cosa certo. Che invece se tu lavori anche con delle produzioni americane oppure con altri attori anche italiani, sono proprio delle persone umili, cioè come noi, quando finisce il set, giri, è importante come anche nel cinema, in questo caso, ti parlo perché è quello che ti dà più fama, o la televisione. Cioè, che chiudi, finisce il set, e sei una persona normale, dove vai a casa e c'hai le tue problematiche, le lasci fuori. Ma dovrebbe essere così. Una volta abbiamo avuto Pierfrancesco Favino al comunale a fare un'intervista, il quale ci raccontava di... le persone che gli dicono ma tu sei molto umile, sei davvero molto umile, eppure sei uno dei più grandi attori italiani, ci piacerebbe capire come fai. E lui ci ha raccontato il fatto che ha lavorato con Tom Hanks, sì. E Tom Hanks era molto umile, straordinariamente umile e gentile. Allora dice sì, ma se Tom Hanks è così, che è il più grande attore del mondo, cioè che faccio io che sono piccolissimo rispetto a lui? Giustamente ognuno si deve rapportare con chi è più grande di lui e rendersi conto che siamo tutti persone assolutamente normali. Giù, io ho una domanda subito per te. Vai. Voglio che tu mi possa raccontare, perché è una cosa che io non ho mai fatto per tanti motivi, come è stato il salto Catanzaro-Roma, cioè un ragazzo di Catanzaro che va a fare l'attore a Roma, che vuole realizzare il suo sogno, e deve combattere, no? Perché tra il fatto che siamo meridionali e ci guardano un po' così, tra il fatto che magari, se non ho capito male, eri all'inizio delle tue esperienze attoriali, quindi non sapevi bene. Non sapevo proprio cosa. Sì, ti racconto un po' anche degli aneddoti, delle cose che mi sono successe, nel senso anche degli incontri un po' strani. Vabbè, l'inizio proprio arrivai a Roma, ti devo dire la verità, ho detto oddio, che cos'è sto mondo, quando prima di conoscere comunque ero l'unico calabrese in questo diciamo corso teatrale, all'inizio un po' anche forse preso in giro, perché all'epoca negli anni miei, che erano gli anni 2003-2004, c'era un po' il fenomeno del bello, di quello con tutta la tecnica. E secondo me poi un attore deve conoscere la tecnica, ma non deve diventare tecnica, nel senso è come quando tu vai, se io vado in scena e sento ciao come va, piacere,
con la maschera, dopo 2 ore di teatro mi sento male. La tecnica è fondamentale, non voglio, diciamo, certo. Io mi voglio anche emozionare, quindi per fortuna sia oggi che nel teatro che nel cinema c'è anche il legame, tra virgolette, ai nostri dialetti oppure anche in altri. Non a caso Favino sa fare tutto, cioè chapeau, mamma mia, cioè è meraviglioso. E quindi quando sono arrivato lì all'inizio è stato un po' una situazione orrenda, perché comunque facevi delle varie delle audizioni, anche andate male, oppure anche avevo anche tentato proprio io l'accademia, passai il primo provino, ma poi sono stato buttato via all'altro, quindi non mi sono, diciamo, arreso. In un certo momento poi ho visto anche delle altre scuole, degli altri corsi, e dove mi piacevano anche dei percorsi dove io ho scelto anche degli insegnanti, perché secondo me conoscere e trovare un insegnante che creda in te è una cosa fondamentale, certo. La prima regola, secondo me, perché a volte poi tu non è tutto che frequenti la scuola di cinema o l'accademia e possa diventare attore. Io ti posso dire che c'erano dei colleghi o degli amici che poi erano entrati all'epoca in accademia, ora fanno tutt'altro, nel senso si sono allontanati da questo mondo. Certo. Io ad oggi ti posso dire che sono fortunato perché riesco a vivere di questo. E quindi il primo, diciamo, i miei primi momenti fu proprio quello di bussare alle porte, nel senso giravi, andavi nelle produzioni, portavi le tue foto, perché all'epoca non funzionava neanche YouTube, certo, oppure la moda dell'email, nel senso tu lasciavi, c'era magari il casting director oppure il regista, e tu gli consegnavi il tuo curriculum con la tua foto. Ma molte volte, che ti posso dire, magari all'inizio, ti devo dire la verità, gli ho consegnato una mia foto e un mio curriculum, si è messo totalmente a ridere, perché magari gli avevo consegnato, mi ricordo una volta, a un casting director, gli consegnai una foto con il mio curriculum e si è messo a ridere, appunto perché mi disse: guarda che non sono queste le foto professionali per accedere al teatro, al cinema. Io gli avevo magari data una mia foto che mi stavo bevendo una Coca-Cola, però che avevo il viso carino, con asciugamano. Invece poi ho scoperto che invece devi fare un book fotografico, devi trovare un'agenzia, e poi quelle sono le carte, diciamo, primarie per poter lavorare. Avere un agente e poi ti manda i casting. Non è sempre così, perché all'epoca c'era il porta a porta. Io, per esempio, così, facendo questo giro, incontrai il maestro Pupi Avati, che è stato, cioè, siamo, diciamo, ancora ora amici. Poi io gli avevo dato anche una mano per dei progetti che fece con i ragazzi, sì. Sembra che era il bimbo cattivo, ora non mi ricordo, e poi un altro. Comunque lui carinissimo, una persona umana, dove siamo stati. Poi è stato adesso il signor Diavolo, giusto? Poco tempo fa. Sì, mi ha richiamato, è stato carino e mi ha richiamato e mi ha detto se volevo interpretare questa particina nel suo film come medico, e gli ho detto di sì. Ma come funziona, Giù? Nel senso, il regista chiama direttamente te, in questo caso che ti conosce, o chiama il tuo agente? Guarda, in questo caso ti devo dire la verità, Pupi io lo conosco, quindi quando mi ha telefonato un po' ho detto: cavolo, mi ha chiamato prima l'aiuto regia, e quindi quando mi ha telefonato mi ha detto: vedi che Pupi ti vorrebbe in questo progetto, se sei libero ti va di venire. Io avevo appena finito di girare un film, che non so se l'avete visto, uno di famiglia. Uno di famiglia. Con Lucia Ocone. Nino Prassica, certo. C'era anche un amico attore calabrese, Moise Curia, e lui faceva una bella parte, mi sembra. Sì, la facevo parte della famiglia, nel senso, facevamo la famiglia Serrano. Io ero Ciccio il muto, che da sceneggiatura ero muto cioè io ho fatto il provino, dove ho fatto comunque 3 provini prima di prendere quel ruolo, dove dicevamo le battute tutto, e poi c'erano dei vari ruoli e il regista mi propose questo. All'inizio ero un po' diffidente, devo dire la verità, ho detto: però non so se poi magari viene capito, forse è meglio che fai magari una posa, perché un giorno di lavoro nel cinema si chiama una posa, diciamo, certo, certo. Più giorni più pose. Io ho detto: ma mi conviene forse fare tante pose o fare più una posa. Poi ci ho pensato, alla fine mi era piaciuta la sceneggiatura, abbiamo fatto un incontro pure con Lucio Ocone, gli altri, siamo diventati una piccola famiglia. Bello, bello. Sì. Secondo me Nino Prassica è uno dei comici più straordinari di sempre. Non so. Nino,
anche Nino, Nicole mi hai nominato Nino e mi hai nominato un altro, diciamo, per me mio maestro, nel senso perché io anche, pensa che Nino lo conobbi sul set, io stavano facendo il promo di uno spot con Vittorio Sindoni che si chiama Cugino e Cugino, e allora io ero stato scelto, feci sto provino per fare il trailer della fiction, e a un certo punto Nino mi disse, guarda, mi puoi dare il tuo numero di telefono, perché non lo so, c'hai una faccia che mi piace, ti ho visto. Certo. Gli diedi il numero e passò un anno, cioè non mi chiamo mai. Un giorno mi arrivò il numero, cioè mi arrivò una telefonata e io pensavo che fosse uno scherzo, invece era Nino Frassica che mi voleva incontrare per un provino e poi da lì per un suo progetto. Vedi, da qua nasce cosa? Questa è la verità. Io penso che televisione, quindi ho incontrato Carlo Conti e da lì ho iniziato anche a fare molta televisione con lui. Ho fatto un sacco di programmi come Spalla Comica a Nino, mm-hmm. Maestro. È un genio, c'è un genio. Sì, secondo me pure, è sempre stato visto, non più adesso, specialmente all'inizio, come un comico, diciamo, così lo immaginavo io, un po' sottovalutato, ma adesso ormai è diventato eccezionale perché lo è sempre stato, dai tempi di Arbore, secondo me è veramente un genio. Quindi poi tanto cinema, giù. Tanto, sì, tanto. Ho fatto anche tanto cinema, poi tra... Ad esempio, ho lavorato, l'incontro pure molto bello è stato con Zalone. Sì. Dove posso dire, cioè, ti devo dire questa cosa, nel senso che io ho avuto il modo di incontrarlo più volte, Luca, si chiama Luca Medici. Certo. E Luca ama la Calabria. Cioè, noi la prima volta che io l'ho conosciuto, lì proprio al provino. A Quavallo, partecipato prima, Sì, il tuo fece il provino. E lui mi disse, scusa, mi ha detto, sei calabrese, ti prego, parlami in calabrese, allora al provino, no, ti prego, non mi aveva raccontato la sceneggiatura del film, che poi avrebbe girato giù, diciamo, nel paese, nell'Aspromonte, anche se poi in verità abbiamo girato a Roma e abbiamo ricostruito la location, perché okay. In Calabria, per fortuna, il cinema sta arrivando, quindi abbiamo questa fortuna. Sì, sta arrivando il po'. Per fortuna sì. Catanzaro, mi dispiace dirlo, un po' a livello teatrale, tu sei quello che, lo dico proprio a bocca piena, sei quello che sta lanciando un sacco il teatro, infatti ti faccio i complimenti. Perché... No, beh, non è vero. Sì, non è la verità. Catanzaro, secondo me, è una realtà che ha tantissime cose da poter esporre, ma veramente tante. Ci sono tantissime compagnie bellissime, splendide, tante realtà che funzionano. Manca un po' l'amalgama, manca un po' il funzionare come rete per uscire un po' fuori. Hai presente quello che è successo in Puglia, no? In Puglia, con il cinema, per esempio, con la musica tantissimo, con tutto il settore cultura, hanno fatto rete e chiaramente sono riusciti a esportare il loro prodotto che ormai viene visto da... Cioè, praticamente ormai la Puglia è una meta turistica anche per la cultura. Lascia stare il turismo, chiaramente, ma anche per la cultura e tutto quello che c'è. Ecco, secondo me Catanzaro potrebbe fare questo passo avanti. Io ti dico che c'erano dei miei amici che abitavamo a Roma e frequentavamo insieme, facevamo corsi di teatro, abbiamo anche dei colleghi. Sono tornati a vivere in Puglia, perché in Puglia c'è innanzitutto l'obbligo di prendere i tecnici pugliesi. Quindi hanno allargato la possibilità di far lavorare, non vogliono la squadra, prendono la squadra di Roma, però loro sono obbligati, l'organizzatore, a chiamare anche la squadra della Calabria, quindi perché ci sono un sacco di figure. È la stessa cosa. Ti devo dire la verità, non posso dire il progetto, dovevamo girare proprio a Catanzaro, perché forse mi sei saltato, purtroppo, perché il coronavirus, ma era già quasi tutto pronto con la Film Commission e sì. È un progetto che non so se non lo posso dire perché non ho firmato e non... No, certo. Non voglio rovinarti con questo nostro incontro. No, perché diciamo che... È stato divertente. Magari il produttore poi mi chiama e mi dice come ti sei permesso... No, non ti preoccupare. Non mi prende a me, mi sostituisce, però... Lo scopriremo, magari lo mandiamo al comunale, poi quando sarà e vediamo di cosa si tratta. Allora... Prima di andare avanti io con le mie domande, che sono tante, io te ne farei mille anche perché voglio indagare sulla tua professione di insegnante, insomma, voglio chiederti tante cose, ti lascio alle mie belve, ti lascio ai miei allievi che stasera sono carichi come molle. Guarda Anna, già si è alzata dal divano, Anna già si è alzata dal divano, si sta riscaldando. Allora, la prima, come tradizione, è la nostra Red Star, Gerarda Golfieri. Ciao Gerarda!
adesso Ciao attivo. Giuseppe, ciao, ciao. Giuseppe, ho letto un po' di cose tue oggi, quindi Piacere, allora. il tuo percorso professionale, ma anche formativo. Quindi ho visto che hai fatto questi corsi all'Accademia d'Arte Drammatica di Silvio D'Amico, ma anche Bravo, ho ho fatto letto qualche organizzazione teatrale, sì. all'Accademia della Comicità, così come ho visto che sei un tenore. Ho Sì. visto che sei un tenore. Quindi quello che voglio sapere è dov'è che si esprime e si realizza meglio il tuo talento? Visto che poi hai spaziato cinema, teatro, televisione, dov'è che senti che il tuo Allora, talento è effettivamente realizzato? nonché, e anche, ho scoperto che un'amica di Francesco, in teoria io nasco come cantante insieme alla mia amica Maria Laura Gabbini, che è anche tua Come amica. no, grande amica, sì. Grande Sì, è una tua carissima amica e nonché pure mia, diciamo, sorella artistica. voce, grandissima voce. E quindi ho iniziato, nel senso, con lei eravamo piccoli e anche insieme ad altri artisti calabresi e facevamo una sorta di festival. Il mio sogno era quello all'inizio di fare il cantante, perché diciamo ero un appassionato, un amante diciamo dello spettacolo in generale. Quindi un po' poi ho trovato la mia strada diciamo col teatro e poi forse anche per la mia fisicità volevo fare il ballerino in verità io da piccolo, solo che non posso andare in una scuola di danza e questa qua poi questa scuola però chiuse, non, io avevo mi sa 8-9 anni. Non mi prese perché ero in carne, non, mi disse che non c'era posto, quindi un po' subì una sorta di razzismo, di bullismo. Mi Mamma mia. dite, cioè, questo era proprio negato, quindi mi disse: no, guarda, non so se tu puoi fare danza, anche perché magari all'epoca un maschietto che faceva danza significava girare per Catanzaro ed essere additato ed etichettato da tutti. Certo. Sappiamo benissimo e sarebbe stato comunque una. Cioè, comunque una violenza, perché da noi in Calabria all'epoca il maschietto che faceva danza era una rovina. Allora, nonché poi due mie care amiche, che erano miei compagni di scuola, Laura Borelli, che c'è una scuola di danza, e Sabrina Montanaro, che è pure un'altra ballerina, loro venivano in classe con me, loro facevano danza. Allora io dicevo, oddio, oddio, voglio andare a danza. E forse un po' le seguivo, e nel mio cuore c'era anche, diciamo, la passione che L'arte in genere, l'arte, poi che stai. l'arte in genere. E il teatro, io appunto una delle mie specialità, nonostante appunto il mio peso, perché sono comunque un attore abbastanza caratterista, quindi abbastanza Un attore di un attore peso. di peso, diciamo. Quindi anche questo mi ha permesso anche di avere delle scorciatoie dietro, perché ho lavorato molto grazie al mio fisico, nel senso che grazie Infatti, ai miei ma difetti. anche questo è una cosa bellissima da sfatare giù, perché tu sei un grande, diciamo, una persona che con grandissima ironia, io ho visto un sacco di volte che prendi in giro te stesso in modo eccezionale, dando appunto uno schiaffo a tutti quei cliché dei belli impossibili, del fatto che bisogna essere fisicamente perfetti, per fare l'attore, per fare cinema e teatro. Questa per me è una cosa che ti fa un onore immenso, anche perché quello che ci stai raccontando è importante, che ti hanno detto no, tu non puoi ballare. E ci sei rimasto pure male da Sì, piccolino, no? cioè, sei grasso, nel senso, ma cosa vuoi fare? Oppure tante porte in faccia, magari uno fa anche dei percorsi e quante volte pure un regista o tante cose ti hanno fatto soffrire, diceva, ma questa è la mia strada, è giusto che intraprenda questo percorso, oppure no? Fra, ti vedo sgranato. Ci Mamma mia. sei, Fra? Ti vedo un po' sgranato, però Gerarda la vedo ad esempio, vedi? È Gerarda secondo me che ti Ma sta questo è tagliando ancora. lo schermo, l'ho beccata, fra. È Gerarda, vedi? Fatto bene quello che. Ma dai, ma Giuseppe, dimmi, dov'è che ti senti più realizzato? Sul palcoscenico di un teatro, Allora, quando il mio giri un primo amore è il film? teatro, ti devo dire la verità. Io mi sento realizzato quando faccio lo spettacolo dal vivo. Lì ti senti gratificato al massimo, anche quando solo metti piede sul palcoscenico. Io di certo se si crea uno spettacolo di Romeo e Giulietta non vado, non mi prenderebbero mai per fare Romeo. Magari posso fare il frate o potrei fare Romeo comico o un Romeo riadattato. A volte uno deve anche capire cosa può fare e cosa non può fare. Io conosco i miei limiti, ma dei miei limiti, diciamo, ne ho sempre fatti una forza cercando di superarli. Amo molto di più, ti devo dire la verità, il teatro, perché mi piace molto poi l'aspetto comico, mi piace
diciamo, quello in cui mi sento più portato, ti devo essere sincero. Poi faccio un po' tutto, nel senso me la cavicchio a cantare, me la cavicchio pure a ballare, quindi anche se non si direbbe, ho studiato pure. No, io ho visto e sei molto, molto agile, oltre a fare delle cose che io non farei mai. Ora faccio a metà, un po' di meno, che questo pure so zero allenamento, vero? Mi alleno Cornelli. Bellissimo, no, davvero, però una bellissima cosa che già è arrivata è: conosco i miei limiti e li ho fatti diventare una forza, e questo secondo me è già un bellissimo, come dire, punto su cui concentrare il nostro incontro, perché spesso ci troviamo anche con allievi, ma anche con gli attori professionisti, che non si rendono conto di quali possono essere le loro possibilità, e magari vorrebbero fare, come dicevi tu, Romeo, pur magari essendo fisicamente non idonei o non avendo neanche le possibilità di tecnica o di talento, perché poi sono due aspetti della stessa medaglia, due lati della stessa medaglia. E invece rendersi conto dei propri limiti, ma non per dire io non valgo niente, ma per dire sfrutto quello che viene considerato un limite come un punto di forza, secondo me è importantissimo. Hai detto una cosa splendida. Come sempre, incalzato da Gerarda. Eh sì, brava Gerarda, e mi approfitto anche per dire proprio questo, nel senso che un po', dico io, quando si fa teatro si diventa un po' dei bambini, ci si mette un po' a nudo, ognuno si sveste del proprio personaggio, della propria persona per mettersene un altro addosso. Quindi magari io che ti posso dire, se nella mia vita mi guardo, mi specchio, mi sto vedendo in questo periodo invecchiato, non bellissimo, non pieno di capelli, invece io. Il teatro mi ha proprio dato questo, mi ha dato un'altra parte di medaglia, dove io mi specchio e mi dico, cavolo, sono figo, nel senso, via, che ne so, il muso, ma mi munisco di un sorriso e posso essere quello anche che sono, non quello che gli altri mi vedono, perché gli altri mi possono vedere grasso, goffo, e invece io, quando mi mostro agli altri, mi sento leggero, libero e felice di quello che sono, con tutti Giù, i allora limiti. ti Grazie. facciamo un regalo. Non l'ho mai fatto, eh? Non l'ho mai fatto, lo faccio per te, perché quello che stai Vai. dicendo mi piace tanto. Come, ragazzi, vi chiedo di mettere tutti i microfoni attivi, perché a Giuseppe regaliamo quello che nessuno conosce per quanto riguarda la nostra storia di teatro, il teatro Lazio, ha una parola d'ordine. Quando ti dicono: ah, ma sei grasso, ah, ma non dà niente, ah, ma non sei brutto, non sei così bello, mi vedo rispecchiato, eccetera, sì, noi rispondiamo una sola parola e la rispondiamo tutti insieme. Uno, due, tre. Aspetta, però, scusa, la voglio dire pure io, sti cazzi, Questa è la nostra parola all'ordine, cioè. Questo è proprio il nostro mantra. Anche i bambini lo possono dire, perché non è una parolaccia. È proprio il nostro modo, una nostra filosofia di vita. Cioè, tu mi dici questo, vabbè, sti cazzi. Ma vale in tutte le cose che giustamente dobbiamo prendere un po' più alla leggera e, come dici tu, farli diventare punti di forza. Grazie davvero, bellissimo. E a proposito di bellezza, scusa se te lo dico, Fra, ma proprio mi levi la parola di bocca se mi permetti. Ho visto una bellezza, nonché anche una mia amica carissima, la bellissima Carmen. Ah, pensavo che mi avessi. Cioè, abbiamo parlato di bellezza e quindi nonché parlo. Cioè, sapevo che eri una teatrante, ormai è un'attrice, ormai, Ci ho scritto apposta per farti la sorpresa. Cioè, l'ho vista, abbiamo parlato, vedi, di bruttezza, ora pensavo che uscivo io in video, invece mi sbuca Carmen. Wow! vabbè. Quindi dai la parola a Carmen, sono curioso, visto che è mia amica, Ma volentieri, Carmen, fai una domanda a Giuseppe. Sì. Scusa, ne approfitto, perché anche nel nostro mondo funziona, ne approfitto se a qualcuno, anche un po', perché esistono i raccomandati, è brutto da dire, quindi molte volte. Magari tu perdi un ruolo perché magari a volte non sei amico del regista, a volte dici: ma come, era andato bene, mi è capitato in un progetto che mi volevano, mi avevano chiamato, sono andata alla grande, e vedi uno invece totalmente incapace, che non ha studiato, e dici: oddio. Vedi, io questo, quando prima ti ho detto il Teatro Lab è una bellissima scuola di teatro, è proprio, mi riferisco proprio a questo. Non c'è nessuno che voglia fare la prima donna, perché
quando si creano dei fraintendimenti, dei problemi, nei gruppi normali li risolviamo parlando. Ognuno conosce il suo ruolo e sa che comunque c'è un rapporto di fiducia, per cui io scelgo, in quanto regista degli spettacoli o direttore del corso, scelgo gli attori per quella parte, e non ho mai avuto nessuno che si sia lamentato del ruolo che io consegno, perché comunque è sempre un discorso di fiducia. Cioè, sai che io scelgo te per quel ruolo, per realizzare il migliore spettacolo. Questo secondo me è un, come dire, un indice di maturità che non tutte le scuole di teatro hanno. No, guarda, anche nei gruppi. Io feci uno spettacolo dove c'era, magari per privacy non mi va di dire il nome, nel senso che qualcuno... Vai tranquillo, vai tranquillo. Cioè, non mi va nel senso di dire chi è, perché non è giusto. Comunque, anche se lo vorrei dire, però non lo dico. Cioè, non sanno, cioè, non lo posso dire. Noi dovevamo fare uno spettacolo, questa prima donna, la chiamo così, ci ha fatto annullare lo spettacolo perché giustamente lei aveva avuto, non so, un contratto, però lei diceva: senza di me voi non siete niente, perché lei era una di queste bellone dove portava pubblico. Certo. Ci hanno cancellato comunque lo spettacolo perché non avevamo il nome di lei, che era una bellona, cioè una prima donna. Quindi c'erano delle ragazze che non è che erano molto più brave, più belle pure di lei, ma lei si sentiva la prima donna, e comunque c'è stato un macello, nel senso fu difficile. Certo. Non avevamo neanche il contratto, è salto lo spettacolo, quindi le prime donne, via. Bravo, bravissimo. Allora, Carmen, abbiamo la domanda di Carmen Mirarchi, e subito dopo Carmen si prepara Emanuela Polino, perché so che, insomma, ci sono diverse curiosità che Emanuela può chiedere chi fa teatro e cinema e televisione a Roma. Quindi, esatto, Fra, te lo volevo dire. Fammi. Non c'è bisogno, vi leggo in testa. Quindi a posto pratichiamo Carmen, io l'accetto però la raccomandazione, magari Carmen mi diventa, che ne so, una futura regista. Ma che? Magari deve ingaggiare, ho capito, non è mai troppo tardi, non è mai troppo tardi, oggi sei qua, domani potrei essere là, quindi io magari so che ti dico: Carmen, ti prego, dammi il ruolo, scrivimi, ricordatelo, ti ho fatto passare avanti. Ah, pensaci. Io questo non lo farò mai, lo dico prima. Sono anche corruttibile, sono di bocca buona, quindi che ne so, se mi porti un cestino di soppressate, però non c'è. Sono corruttibile. Questo pure io. Scusa, vai, lascio a te la parola. No, io volevo farti una domanda in relazione ai ruoli, diciamo, più che altro comici che tu hai interpretato. Quanto secondo te è difficile essere un comico, e se io spesso vedo, diciamo, dietro la comicità anche una vena sempre di tristezza, di melanconia, è così oppure, insomma, una cosa immaginario mio? Perché secondo me alla fine dietro un comico c'è tanto altro, e non sempre è proprio la comicità. Cioè, li vedo sempre, mi immagino i comici più, molto più tristi nella vita privata, non so perché è così. E infatti volevo chiedere come studi, come ti prepari per interpretare il ruolo, soprattutto quando sei, insomma, interpreti il ruolo comico. Okay. Allora, ti rispondo subito alla prima domanda. Allora, la prima è che molte volte, come dici tu, oltre alle donne, non è che sono solo le donne le prime donne, c'erano anche gli uomini, le prime donne che creano. A volte sia il comico può essere anche questo, che magari c'è una sorta di gara di battute, chi fa più battute, chi magari capita che tu reciti con qualcuno e magari a volte anche un rubare la battuta, diciamo, al tuo collega. E quindi magari tu sai che ti posso dire... Francesco scrive magari lo spettacolo, magari da due battute a me, a te. Tu magari non fa ridere la tua battuta, magari a me mi serve proprio una battuta sul piatto d'argento, fa ridere, che non è detto che faccia ridere, magari a Catanzaro fa ridere, al Teatro di Bologna no, o magari alla Lamezia Terme stanno tutti tristi, quindi tu non è che ti devi, cioè, diciamo, dispiacere se non funziona la battuta, perché molte volte anche il pubblico che poi dà anche, diciamo, forza a una battuta, oltre al ruolo che tu ti devi preparare per interpretare. Io molte volte, ti devo dire la verità, col tempo ho scoperto e riuscendo poi a vincere dei provini,
che se le reciti da solo, se fai delle cose da solo, le dici a te stesso. Se invece ti fai aiutare da qualsiasi persona, anche da una persona che sta pure nel quotidiano, parliamoci chiaro, che tu la studi e interpreti un personaggio, a volte quello può far ridere, quindi tu lo strutturi pure un personaggio e magari non a caso molti comici studiano appunto dei personaggi che sono esistenti e magari loro poi li portano sul palcoscenico, però non tutti poi nella vita sono così, eh. Cioè, molte volte se tu capiti che magari vai in piazzetta nei paesi, vedi dei personaggi con delle facce e magari una comicità che ti fanno ammazzare da ridere e di una naturalezza, e magari il comico bravo se li studia poi inizia a strutturarsi il personaggio, perché secondo me adesso la cosa più bella è che tu porti in scena anche una realtà, oltre comunque anche Shakespeare, se tu leggi pure dei testi di Shakespeare a volte li senti proprio contemporanei e dici oddio è la mia famiglia, magari dici sono io, quindi non so se siete d'accordo. Sì, speriamo che non sia una tragedia, nel senso che una tragedia no, speriamo non una tragedia. Speriamo. Perdonami, ho spento il microfono perché c'erano le ventole, quando vuoi parlare riattivalo, capito? Ditemi. Quelle ventole ci... Sì, no, il problema del mio computer ormai è andato. No, comunque io non dicevo, cioè forse ho sbagliato, triste, ma siccome l'altra volta, in un precedente incontro, abbiamo citato, se non mi sbaglio, Totò, che invece nella vita era molto metodico, anche non so se... E quindi volevo sapere se tu nella vita poi privata, in realtà, beh, io ti conosco e so che comunque sei una persona allegra, però in generale nel tuo privato, perché comunque magari ti conosco quando vieni a Catanzaro e non stai facendo dei lavori, ma in generale se tu sei così metodico... No, guarda, forse diciamo che la mia fortuna a me mi tengono vivo, perché io mi occupo anche molto, lavoro col teatro, ragazzi, bambini, e quelli forse ti danno una vitalità, perché molte volte dico per fare teatro un po' bisogna anche, come dicevo prima, essere bambino, mettersi proprio a nudo e essere disinibito. Più siamo grandi e più ci vergogniamo a fare delle cose, quindi ti parlo anche io, nel senso che a volte magari ripeto, dico oddio ma che ho fatto sta cosa, che figura, che vergogna, non la riesco più a fare, cioè quindi hai anche delle inibizioni che molte volte il teatro per fortuna te le toglie, sul palcoscenico riesci a liberarti. E come hai detto tu, Fra, scusa, mi piace la politica, mo te la rubo, sti cazzi, me la porto. Assolutamente. Ti manderò la foto perché me l'hanno scolpito nel polistirolo, sti cazzi. Cioè, te la rubo, mi fa piacere perché me la, a volte mi sono un po', quando prima l'avete nominato, mi sono emozionato, vedi? Vedi? Parte la parte emotiva, quella che comunque siamo tutti fragili, che poi sul palcoscenico la camuffia, infatti ne approfitto per dire anche una cosa mia, nel senso personale, di un mio difetto dove io non ne parlo mai, forse non ne ho mai parlato, che non c'era stata occasione. Una cosa che a me per esempio mi è successo e che mi faceva stare male e che mi voleva allontanare anche dal teatro, far ridere, è il saluto finale. Wow. Sì, le mani e dire grazie, 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 quindi alzare le mani e sai, quando si fa tre volte il nostro grazie. Io c'avevo una patologia, un po' ce l'ho ancora adesso, delle mani sudate. Quindi io, cioè per me era un trauma, se lo racconto e dico, io dicevo non posso fare questo mestiere, dicevo perché davo delle mani, oppure delle scene, c'avevi dei colleghi che facevano, ah, che schifo, la stessa cosa come nella vita d'infanzia. Quindi per me è stato un limite che ho superato questo, perché nel senso ancora ora c'ho questa un po', diciamo, non la chiamare problemi, ma problema, ma ero, pensavo che fossi l'unico al mondo ad avere questa patologia, invece poi ho scoperto un sacco, però anche questo ci metti l'emotività, perché anche le mani sudate corrispondono a un'emotività, quindi io mi sento un tipo molto emotivamente fragile, ne sono un sensibile, poi per carità non è che di essere sensibili l'abbiamo già visto, guarda, questo sarà, credo, sarà il 15° o il 16° incontro, no? Ne abbiamo fatti diversi, vero ragazzi? Ne abbiamo fatti tanti. E tutti i grandi attori stanno parlando, i grandi artisti più che i grandi attori, perché poi Alessandro è un grande artista, è un regista eccezionale. Sì, sì, lo conosco molto bene, Alessandro. È meraviglioso. Parlano di questo. Guarda, ti dico anche un'altra cosa. Ginevra, la protagonista del film, sì? È una ragazzina che ho studiato anche con me, nel senso... una scuola che si chiama Scuola di Recitazione Jenny Tamburi, è una scuola di cinema, insegno anche là per i ragazzi.
sì, sabato pomeriggio per i bambini e i ragazzi, diciamo, under 18. Sì. E Ginevra è stata pure una delle mie allievette. Insieme Ginevra sarebbe quella che interpreta Regina, giusto? Sì, la prossima. Io non ho detto nome perché non si può dire sì, perché il film, se hanno deciso il titolo, se è questo. Sì, no, no, Alessandro ne ha parlato lungamente. No, perché lo so, però non volevo dire, non volevo dare espo, non mi permetto. No, figurati, figurati. Alessandro, sì, sì, molto, molto bravo e fa piacere quando abbiamo... E parlano di questa sensibilità, no? Che, come dicevi prima, è uno dei punti di forza degli attori, cioè... la sensibilità che tu giustamente traduci in fragilità o comunque emotività, mettiamola come vuoi, ma è un punto di forza. Perché? Perché quando vai ad interpretare un personaggio e riesci a comunicare la tua sensibilità attraverso le parole di quel personaggio, beh, hai vinto. Hai vinto perché in base ai ruoli che devi fare, anche un comico può essere estremamente sensibile, come secondo me la maggior parte dei grandi comici. E giustamente c'è la malinconia, la tristezza, eccetera, ma c'è anche questa sensibilità che viene fuori, e quando viene fuori davvero si vede un grande artista. Io almeno la vedo in questo modo e ho avuto la conferma da tutte le persone che stiamo incontrando. Guarda, l'hai detto tu. Dopo questo non posso aggiungere altro. Chapeau, nel senso, l'hai detto tu, è così. No, no, ma io sto raccogliendo le esperienze delle persone, no, che... Però sì, sì, quindi dopo questo, cioè, hai detto proprio, hai... continuato il quadro, l'hai finito. Sì, sì. E allora, la mia splendida Emanuela Polino è pronta? C'è? Sì, sono pronta. Allora, però non accendo la videocamera perché mi sono svegliata dopo un pisolino di 4 ore, quindi lascio desiderare. Ma non è un pisolino 4 ore, un pisolino è mezz'ora, 40 minuti. Doveva essere di mezz'ora. Però guarda, come se... Emanuela, se vuoi ti presto la maschera, dai, mettiti a vedere, ti prego. Sei ingiusta, guarda. Francesco. Chi è che mi chiama? Dimmi, Alice. Io. Mio padre vorrebbe dire una cosa. Ah, già, perché è stato tuo padre che ci ha fatto fare questo incontro, giusto? Buonasera a tutti. Ciao, Giuseppe. Ciao, carissimo. Come stai? Bene, tu, Giù? Pure tu fai l'artista o solo la figlia? Com'è? No, io faccio il professore di matematica, pensa a te. Ah, vabbè. Ragazzi, se volete vi lasciamo soli, non so se avete... No, io, Francesco, volevo soltanto dirti questo. Io sentendo parlare di sensibilità, sì, devi sapere che questo giovanotto era da quando era bimbo che era così. Era, sì, la sensibilità personificata, la bontà personificata. Quando vuoi pensare a un qualcosa di buono, devi pensare a Giuseppe Ansaldi. A Catanzaro Lido il suo ricordo è questo. Guarda, caso, infatti, Fra, vuoi sapere una cosa? Sono stato per anni che aspiravo di giocare a pallavolo. Sì? Ho sempre continuato, ti dico, cioè, no, il mister non mi ha mai... Non era lui, però. No. Non mi ha mai... Giuseppe, non era cosa tua, lascia stare, fai l'attore. Però volevo, cioè, sognavo anche io, cioè, non sono... avrò fatto 10 mai, non era... Poi ho detto basta, però... Vabbè, però hai trovato la strada più bella, dai, quella che... Assolutamente sì, un bacio grande. Grazie Antonio, grazie di cuore. Ci vediamo alla prossima. E allora, Emanuela, mi ha interrotta, scusa Emanuela. No, figurati. Allora, volevo chiederti, io dopo la scuola, perché quest'anno sono di maturità, volevo frequentare un'accademia o una scuola che comunque mi portasse a realizzare questo mio sogno che avevo da bambina, cioè di diventare attrice. È sempre stato un mio pallino che ho avuto da piccola. E Francesco mi aveva consigliato l'Accademia Silvio D'Amico. Sì. Io volevo un consiglio da parte tua. Secondo te, come potrei prepararmi al meglio? Cioè... Allora, innanzitutto ti consiglio, Francesco ti ha dato un consiglio ottimo, nel senso che se dovesse andare male ti dico sempre, anche se magari, come diceva prima, non mi ricordo con chi avevo detto, ci possono essere anche piani B, nel senso, nella vita, che magari non farai l'attrice di professione, magari pure io in questo momento non sappiamo, è capace che domani vado a fare il pizzaiolo e la sera andrò a fare teatro. Questo sarà sempre, nel senso, la mia passione, se però in questo momento italiano, oppure se nel momento non riesco a lavorare, non è che mi vado a deprimere o a stare male, cerco sempre dei piani B, ma il teatro vive sempre in me. Quindi se tu dovessi rimanere a Catanzaro, di continuare sempre a fare teatro, se dovessero andare male i provini nell'accademia o peraltro di non fermarti,
perché sì, certo. Vieni a Roma e hai svoltato. In questo momento, secondo me, sono anche delle belle realtà da noi, come in questo caso il vostro teatro, è una bellissima realtà. E io ti dico che giustamente tu che vuoi fare queste esperienze, Francesco ha fatto bene a consigliarti l'Accademia Silvio D'Amico, poi c'è anche la Scuola di Cinema, se vuoi provare te la consiglio, il Centro Sperimentale. Poi c'è pure quella, sì, mi aveva consigliato pure quella. Poi c'è la Scuola Il Piccolo Teatro di Milano, la Paolo Grassi, cioè il Teatro Stabile di Genova. No, credo che lei vada a Roma per studiare, giusto Manu? Sì, se vado a Roma in contemporanea. Però no, ti blocco subito, non puoi in contemporanea fare l'Accademia e l'Università. E l'Università, perché l'Accademia comunque ti fa andare a fare i corsi tutto, devi scegliere, nel senso... Okay. No, già ne ho parlato con mamma, ho detto se io entro nell'Accademia mi dimentico l'Università per sempre, ho detto scordatelo. Secondo me i sogni, secondo me provaci, pensa a un piano B, un po' come quando uno dice vado a fare medicina, se non mi prendono poi vado a fare lettere moderne, ci può pure stare, però intanto il test in medicina l'hai fatto. Esatto, sì. Cioè queste sono diciamo le scuole, è una cosa non fare, purtroppo devo dire una cosa, stanno venendo pure giù da noi, tante, lo dico palesemente perché mi sento male quando sento questo, tante scuole che si spacciano per accademie o scuole di teatro o di cinema o di televisione usando anche i nomi di artisti famosi e ti fanno credere che ti fanno diventare attore, che ti portano sul set, che ti portano a fare lo spettacolo e ti spendono 5.000 euro, perché purtroppo è successo, un po' come l'agenzia quando ti chiede i soldi. E loro, poveretto, magari tua mamma te le spende, non lo fate, chiedete sempre dei consigli, soprattutto a Francesco in questo caso, che poi lui con le sue conoscenze, essendo direttore artistico, magari filtra e chiede, no? Assolutamente, ma sull'Accademia Silvio D'Amico sul Centro Sperimentale non abbiamo nessun dubbio. No, anche a Catanzaro, non ti dico a Catanzaro non sono venuti, ma non posso fare nomi perché non... Tranquillo. Però credo che abbia già capito tu. Anche in questo caso abbiamo... Vedi, per questo mi piace la nostra scuola, perché davvero anticipiamo le cose che poi voi giustamente ci dite. Anche in questo caso, prima di fare un seminario, un incontro, una lezione con altri insegnanti, i ragazzi... mi chiedono, si domandano, perché giustamente hanno fiducia in me e nel corpo di studio. Ma la cosa bella è che spesso e volentieri, come è capitato nel caso di Mauro Avogadro, io vado proprio a farmi il seminario con loro, cioè ci mettiamo assolutamente sullo stesso livello, io e gli allievi, e andiamo insieme a studiare con i grandi maestri. Poi giustamente loro hanno continuato perché magari avevano un po' più di tempo a disposizione, io... quello l'ho dovuto fermare perché, sai, andare avanti un teatro, un cinema, è una scuola di... Il nostro lavoro è anche uno scambio. Io do a te, tu dai a me anche sul... Esatto. È una bellissima esperienza, anche quella. Passati bene. Perciò domandano a me, di solito. Poi capita che qualcuno non domandi, ma... Non a caso, io ti devo dire la verità cosa, a 16 anni ho preso una fregatura. Dico anche il nome perché purtroppo due volte mi è capitato, ho preso due fregature, ringrazio mio padre. La prima volta mi hanno fatto fare una selezione per lo Zecchino d'Oro, sì, senza aver mai cantato, ma niente, mi hanno venduto l'enciclopedia. Mio papà ha comprato l'enciclopedia, andai a fare un provino per lo Zecchino d'Oro, ma non era lo Zecchino d'Oro, era magari... Questa cosa, al Motelagip forse l'hai fatto il provino, no? Ma non era lo Zecchino d'Oro, cioè era magari... Sì, è vero. Cioè non era lo Zecchino d'Oro, quello mi ha venduto l'enciclopedia e ci ha portato a me e ad altri bambini, cioè a fare la stessa cosa, poi mi è successa a Cosenza. L'agenzia, guarda, lo dico, si chiamava Millennium, non so se di chi era, poi è fallita, quello... Non ne ho idea. Andammo a Cosenza, se non sbaglio a Piazza Fera, mio padre mi portò, io ho dei dentoni, neanche bianchi, ho un colore avorio. Quello lì mi disse, guarda, tu saresti perfetto per fare la pubblicità del Mentadent. Io ci sono cascato con tutte le scarpe, nel senso che, sai, volevo fare il mestiere. Mio padre pagò, mi sembra, 200.000 lire. Questo cambiò numero, non sappiamo chi era, non sappiamo se il nome era quello, però purtroppo... Comunque questa cosa dello Zecchino d'Oro la scrivo su Facebook, perché è straordinaria. All'epoca, ricordo, ero piccolo pure io, mi portavano al Motelagip, famoso provino per lo Zecchino d'Oro, o era per un... mi pare fosse per lo Zecchino d'Oro, mi hanno portato tutta la classe, ecco, erano le elementari. Sì, magari bravo, però...
però dicevano per fare, cioè non so se era poi vero, però per fare devi comprare l'enciclopedia. Mio padre ha comprato sì, assolutamente. Quindi come c'era, cioè, ti ricordo, cioè, era straordinario. Questa cosa sarà il mio nuovo posto di Facebook per noi che ci gastavamo, certo, assolutamente. Cioè, non mi ricordo neanche che poi lo cantai una canzone, mi sa, io poi, cioè, non, mi sa proprio senza base, andai lì una cosa... Quello là, detto, avete comprato l'enciclopedia, la prima cosa, tuo papà ha preso l'enciclopedia, papà sì, andiamo col volume, cioè una roba, guarda che ero piccolo. Oscena. E poi vi ricordo che la cosa bella, lo ricordo Emanuela Polino, che è una mia allieva da quando aveva 7 anni, adesso ne ha 18, quindi renditi conto che posso essere affezionato a lei, ovviamente le ricordo che per fare teatro, e per essere felici non è necessario fare gli attori professionisti. Certo. La passione del teatro, te lo dice uno che non ha mai fatto nella sua vita l'attore professionista, e non lo è neanche. Ma nessuno siamo professionisti, siamo tutti. No, nonostante ha fatto del teatro la sua professione. Ora lascia stare il momento storico tragico. Sì, no, però mi correggo, nessuno c'è, anche questa diciamo cappotto professionista. C'è nessuno, perché se fai il contratto sei professionista. Esatto. Oggi sei, ricorda che oggi puoi fare, oggi sei un domani, oggi sei su e domani sei giù, quindi cioè non esiste. Però glielo ricordo, perché se no, sai, siccome l'anno prossimo non la vedrò per un po', è bene che si ricordi le parole di Francesco. No, vabbè, Fra, ma se il provino è a inizio dell'anno prossimo, io ci sono tutto l'anno, perché tanto inizio l'università, perché se no mi la sente mia madre. Brava. E poi comunque se magari non mi prendono, continuo con l'università, capito? Quindi... Però in generale diciamo che per fare teatro ed essere felici non è necessario iniziare si può fare teatro anche senza vincere questi grandissimi provini, eh? Si può fare più. Sì, bravo, pure io. Dall'Accademia quel primo provino mi... Esatto. Come vedete, cioè, credo che Checco Zalone rappresenti in questo momento il must della comicità in Italia, giusto? Quando uno pensa al cinema comico, anche di un certo livello, perché l'ultimo film è stato bellissimo. Bravo, noi di una cultura... Sì, cioè... Io l'ho visto, l'abbiamo mandato per 25 giorni di fila al cinema, l'ho visto 4 volte al giorno giù, quindi figurati, conoscevamo le canzoni a memoria, eccetera, ed è un film bellissimo. Se comunque Giuseppe da Catanzaro, che all'inizio ha avuto le difficoltà che ha avuto, perché chiaramente qualche provino non lo passava, l'esperienza era all'inizio un po' così, giustamente stava iniziando, non aveva raccomandazioni di nessun tipo, quindi giustamente... No, ma poi io, guarda, non ti devo dire la verità, io poi non conoscevo, tra virgolette, nessuno, non avevo degli amici, come hai detto tu, hai questa possibilità, gli allievi stupenda, ma non c'era internet, cioè non conoscevo delle persone che facessero il mio stesso lavoro, anzi, una persona che io adoro e siamo amici, le voglio un bene, pazzesco fu, perché mio papà è siciliano, di Giarratana... in provincia di Ragusa, l'unica persona che mi guidò e mi aiutò appena arrivato a Roma, che mi trovò il telefono la mia nonna, fu Loredana Cannata, un'attrice molto brava. Ok. Lei che mi disse, guarda, mi guidò, perché io all'epoca, che ne so, arrivavo e dicevo, ma che ne so, come si fa a fare l'attore? Devo andare a lasciare il curriculum, come dici tu, all'agenzia? Ma non è che la gente ti prende così... Certo, poi in questo momento dove lavoro purtroppo ce n'è, ma in questo momento è ancora più difficile, perché poi la gente guadagna sulla tua percentuale del lavoro, capito? Assolutamente, assolutamente. Tu lo paghi, cioè io lo pago se lavoro, se non lavoro quello poverino su di me non guadagna niente. No, certo, e quindi c'è un doppio scambio, no? Tu fai i film o la televisione, quello che per cui ti chiamano, e il tuo agente guadagna, quindi giustamente... Bravo, come può capitare che magari vengono a girare un film o delle cose e magari possono anche trovare la protagonista o il protagonista lì. Non è che per forza, anche se non hanno l'agenzia, cioè non è che è detto che... Assolutamente. Molte me prendi i bambini o i ragazzini, molte volte... No, mi piace questa esperienza da ragazzo di Catanzaro, cioè è chiaramente diversa rispetto all'esperienza che può avere qualcuno da altre parti d'Italia, perché lo sentiamo più vicino a noi, o sbaglio, ragazzi? Sono andato pure grandicello, tipo a 22 anni, avevo 22 anni, quindi quando sono andato via 21, non mi ricordo, cioè, non ero neanche piccolo, capito? Certo, non avevi 17-18 anni, chiaro. Chi c'è? Chi vuole fare la domanda a Giuseppe? Ditemi. Anna Palmese, occhio Giuseppe, occhio. Ciao Anna, oddio, mi metti ansia, con la sciarpetta secondo me sarai minimo prima un avvocato, ti vedo molto...
No, Anna è una grande appassionata di teatro, per questo ti dico occhio. No, Anna la vedo, oltre che attrice, non lo so, mi dava anche la, cioè io gli farei interpretare un avvocato, non so se ha interpretato Conte ultimamente. Guarda, ultimamente, diciamo che l'ultima è stata 2 anni e mezzo fa, se non vado errato, l'ultimo spettacolo, e abbiamo interpretato La Casa dei Sogni, era una donna che cercava di riprendere il proprio marito che insomma stava andando in una casa in un appartamento che si presumeva casa d'appuntamenti, ma poi casa d'appuntamenti non era. Bella idea, però c'ha questa storia della donna di classe, no? Molto, è vero. Maianna, dimmi tutto, solo l'aria, solo l'aria c'ha, poi per il resto guarda, ti assicuro, comincia a ridere e non la smette più. Allora Giuseppe, visto tutto quello che ci stai dicendo, da catanzarese a catanzarese, io da persona adulta rispetto a te, ti chiedo cosa ne pensi allora di tutti questi ragazzi giovani come Emanuela che vogliono intraprendere questa carriera anche a livello... Già mi hai dato del vecchio, scherzo. Io ho detto io sono più grande di te. E allora si vedono e si sentono purtroppo in televisione queste ragazze, cosa dici tu, cosa ti senti di poter dire a questi ragazzi giovani che magari cercano anche a volte delle scappatoie, cioè come dire il reality tra parentesi che adesso va tanto di moda in tutte le televisioni, cioè uno magari ha una cosa su Facebook, diventa importante, quindi è un VIP e allora va a fare il reality VIP e allora si sente già arrivato e allora poi si sente che vuole fare subito il grande attore, non vuole studiare perché lo studio magari non serve, l'importante è saper fare l'attore. Ho fatto un'esperienza che purtroppo sono stato tagliato nel film, quindi cioè avevo girato un film dove ho fatto tipo 2 pose, facevo il proprietario di un ristorante abruzzese, non mi ricordo, comunque proprio Corrovazzi. Mi è capitato proprio di girare proprio quel film, non mi ricordo come si chiama, c'è un cast stupendo, è una bellissima storia, non che il regista era Gennaro Nuziante, quello sempre di che cosa mi chiamò per girare, ma fu una cosa proprio all'ultimo minuto, credo che gli cadde un ruolo e mi chiamò se potevo andare a girare lì al posto di un'altra persona, non la so, ora la dinamica, quindi partì improvvisamente a Milano e ti devo dire la verità, io pure come te, nel senso, mi sono messo un po' paura perché io mi sono iscritto in ritardo su Facebook, su Instagram, dovunque, e ho visto, nel senso, ho conosciuto dal vivo il fenomeno e ho detto mamma mia, magari tu esci dal teatro morto, ammazzato, hai fatto una cavolata in TV oppure nel cinema e ti dicono oddio complimenti per sta cosa, e magari un attore che ha sgobbato e si è ammazzato non è riconosciuto, quindi se purtroppo può essere una scappatoia alla fine non ti posso dire, perché per ragioni economiche ognuno deve mangiare, ognuno deve fare, magari non ti posso dire perché non farlo, perché in questo momento purtroppo però non deve essere quello, però col rischio che ti puoi prendere un marchio addosso. Appunto. Io devo dire anche con la mia esperienza personale, io in un periodo dovevo fare un programma televisivo, nel senso, io l'annata che feci la tournée di Bucci Rosso ero stato preso per andare a fare un personaggio nel programma di Bonolis, Cipollini, perché comunque e andai, allora io all'epoca sono passati 3 anni, no? Allora lì per lì feci questi provini, andai lì, avevo creato un mio personaggio, come sono arrivato in studio con Paolo, un professionista e di una cultura e di un talento che è un maestro, è grandioso, lui, la moglie, c'è una produzione dietro bellissima, e però lì per lì io sono andato via, quel giorno abbiamo fatto la prova prima della puntata, e lì per lì io ero stato, il mio contratto combaciava col contratto per fare lo spettacolo di Bucci Rosso,
io lì per lì mi sono fatto una domanda, ho detto cosa vado a fare, un po' la macchietta televisiva e poi mi prendo addosso un personaggio che non esco più, o provo a inseguire il mio sogno. All'epoca magari ho avuto la possibilità e ho intrapreso il percorso di Bucci Rossi e andare a fare la tournée teatrale con lui, però non ti nascondo che seppure io ero disoccupato e comunque avevo bisogno di lavorare e fare il mio mestiere, l'avrei fatto, nel senso era stata una mia scelta. Oggi sono felice di quello che ho fatto, però non posso sputare nel piatto dove rischiavo, tra virgolette, di mangiare, perché comunque a volte purtroppo anche questi influencer oppure i registi hanno bisogno di questi nomi, ti dicono ma hai follower, hai... sei un nome? No, perché se no a teatro me lo insegni pure tu. A volte magari c'è l'attricetta De Dulire che però è famosa e che non sa neanche dare una battuta e non sa stare sul palcoscenico, che anche lo stesso produttore dice ma se non c'è il nome lo spettacolo non può girare. O sbaglio, Fra? Assolutamente. Almeno questo è quello che è successo fino ad oggi. Fino a oggi le cose cambiano e per fortuna riusciamo a fare altro. Non bisogna, nel senso, andare a guardare, come dici tu, queste scorciatoie. Io prima dico fate altro, poi se vi capita chiedete sempre a un maestro, all'agenzia o a qualcuno, fatevi consigliare sempre, chiedete, voi avete Francesco come riferimento, chiedete sempre. No, ma rispetto a quello che diceva Anna, io sono contento, perché è una domanda che secondo me oggi potrebbe cambiare il senso delle cose. Cioè, mi spiego subito, arrivo al dunque. Finora effettivamente abbiamo avuto tanto tempo anche per vedere l'attrice magari meno brava o l'attore meno bravo ma più conosciuto, influencer, mettiamola come vuoi, sul palcoscenico. Da domani il teatro, che sarà una cosa molto strana, perché vediamo quando apriremo, vediamo come apriremo, avrà bisogno di tanta qualità, di persone che vanno sul palcoscenico per dare le loro emozioni. E vi ricordo sempre che il più grande di tutti, almeno per quanto mi riguarda, come mia idea, è Gigi Proietti, che accanto alla grandezza del suo talento comico e drammatico, accanto al suo talento di insegnante, riesce a raccontare con disinvoltura le barzellette. Perciò se uno riesce ad essere straordinariamente completo come il maestro Proietti, beh, ben venga. Se uno invece è un personaggio, come diceva Giuseppe, te l'attacchi sempre, non lo so se in teatro da adesso in poi ci sarà questo spazio, sapete? Perché credo che accetteranno di buon grado di fare teatro solo le persone che sono davvero innamorate del teatro, perché sarà molto più difficile da oggi in poi. Lo dico con tranquillità, io sto ascoltando tante compagnie a livello nazionale, che chiaramente c'è stato oggi lo sfogo di Massimo Romeo Piparo, che è il direttore artistico attuale del Sistina, che praticamente dice vogliamo delle certezze, hanno 4 spettacoli straordinari, bellissimi, ma non sanno come andrà a finire il loro futuro, come il nostro futuro, no? Non abbiamo nessun tipo di certezza. Perciò Anna, sono convinto che tu abbia ragione, che molti ragazzi sono un po' influenzati, d'altra parte non si chiamerebbero influencer altrimenti, no? Sono un po' influenzati da questo successo che spesso dura un anno, a volte dura anche meno, e poi, cioè, le Chiara Ferragni sono una, non è che ce ne sono tante di Chiara Ferragni, e Chiara Ferragni ha un talento che ha dimostrato poi dopo in tutto quello che fa di trasformarlo in un evento, e quindi sicuramente ce n'è una, però gli altri faticano un po'. Bravo, no, hai ragione, sono completamente d'accordo con te. Grazie, amico mio. Infatti è bello perché siamo davvero tra amici oggi, mi piace un sacco. Chi abbiamo più? Abbiamo qualche altra domanda o devo lasciare spazio alla mia superstar? Francesco, io un attimo. Marinella, vedi? Ciao Giuseppe, sono Marinella. Ciao Marinella, che bellissimo nome, ciao. Grazie, ciao. Ti volevo chiedere, secondo te quanto è importante la tensione che ha l'attore prima di entrare in scena? Ma quello può essere fortuna. Se non c'è quella, ti dico, cambia. Cioè, se non hai la tensione, l'agitazione e non te ne frega niente, perdonami, ti dico non fare più questo. Nel senso, se vai così con il meno freghismo, vuol dire che hai finito di fare questo lavoro. Se invece hai questo, vuol dire che hai la scintilla, la fiamma. E la tensione la superi anche grazie a trovare conforto, anche grazie al maestro. Magari può succedere che nel vostro gruppo
magari tu con un'altra ragazza non ti trovi bene, nel senso ci sono un po', diciamo, dei dissapori, e quindi anche quello ti potrebbe provocare una tensione. Che fai? Dici non faccio più teatro, me ne vado dal gruppo? No, tu fai, tu puoi anche recitare insieme, perché no, però fuori poi dal laboratorio teatrale ognuno va a casa sua, arrivederci e grazie. Giusto. E anche questo può essere parte della tensione, quindi dico perché no. Io all'inizio, guarda, ne approfitto, lo cito perché per me è uno dei miei migliori amici che purtroppo non c'è più, un grande attore, Antonio Penarella, se vi capita andate a guardarlo, chi è un attore napoletano pazzesco. Lui purtroppo non c'è più da 2 anni, credo, un anno, ho perso il conto, un anno mi sa, non lo so. E noi eravamo i bravi, abbiamo fatto lo spettacolo insieme, io e Antonio all'inizio non c'era stato un grande incastro, forse non so io come mi ero mostrato, nel senso più giovane, quindi più spensierato, lui più maturo, io nel senso mi sono affidato a lui e lui, diciamo, si è fidato di me, perché noi due recitavamo insieme, avevamo tutte le battute insieme, all'inizio non c'era stato un grande feeling, sai, a pelle quando ti vedi, è come se io e te ci vediamo e dico, che ne so, non è che mi mette ansia sto tipo, non lo so, lo vedo, mi puoi dire, lo vedo grasso, con la barba, magari antipatico, posso dare un'immagine di me, che per carità, ognuno, non è che possiamo piacere a tutti, c'è anche chi ci parlerà male, chi ci criticherà, pazienza, ben venga. E ti posso dire che all'inizio, proprio a primo impatto, non c'era stato questo feeling, ma è diventato il mio migliore amico, nel senso un fratello, mi ha dato dei consigli di vita, degli aiuti, e per me è diventato un po', anche se non c'è più, per me è una persona che è sempre viva con me, e quindi io ero andato anche fuori dallo schema, perché all'inizio non c'era stato proprio questo film, però Bucci Rosso ce l'aveva scelto, diceva tu sei il bravo e io sono un altro bravo all'inizio, eppure si è trasformato poi nella persona per me più importante, dove non l'ho mai perso, anche fuori dopo il lavoro, quando anche abbiamo fatto poi altro nella vita, non ci siamo mai separati e volevamo rilavorare insieme, siamo stati vicino fino alla fine, sono stato vicino a lui, e quindi andatelo a guardare, Antonio Penarella, eppure lui da adulto doveva intraprendere dei progetti importantissimi che purtroppo la malattia non gliel'hanno permesso. Grazie per il bel ricordo. Grazie. E poi non vi scordate che la tensione prima di andare in scena, lo aggiungo, è quello che io chiamo cuoricino, che è la cosa che sale e che scende prima di salire, di andare sul palcoscenico, che è quella vibrazione meravigliosa che ad ogni replica si deve sentire. E poi ho scoperto, studiando un po' di più, prima, io quando ero fanciullo, quando ero piccolino, sentivo che lo chiamavano cuoricino, no? Però poi in effetti, diciamo scientificamente, è l'eustress, cioè quella condizione di stress positiva che ti dà la possibilità di concentrarti, aumenta la tua adrenalina, e di conseguenza quando sali sul palco tu stringi le natiche e vai avanti sapendo perfettamente quello che devi fare. È un po' quello stress buono che abbiamo anche... Qualcuno di noi l'avrà provato sicuramente agli esami all'università, no? Quando tu dici non so niente, no, oddio mio, non ho studiato nulla, poi vai lì e riesci a dire tutto, perché chiaramente davanti al tuo professore la concentrazione diventa 100 volte più grande, e allora tu sei perfettamente nel tuo ruolo, in quel caso di studente. E allora... Esatto, posso aggiungere una cosa, Marinella? Devi aggiungere. Mi strappi una cosa che mi hai fatto pensare, e con molte volte poi non è neanche soffermarsi a dire oddio, quello magari non è famosissimo, quello è più famoso perché fa televisione, oppure quando ti dicono quando ti vedi me più allo teatro che fa una parte più randa, ti dicono quando fai più, però non sanno il lavoro che c'è dietro, cioè che non è quello quanto fai, ma è come lo fai. Io posso anche dire una mezza battuta, stare muto e metterci l'anima e passione. Cioè, poi al tuo pubblico puoi arrivare o no, fidati, dietro quello che ti criticherà ci sarà anche quello che ti applauderà. Assolutamente. Che abbiamo? Abbiamo spazio per qualche altra domanda? Giù, speriamo di non prenderti troppo tempo. Sì, no, per me sì, giusto. Non devi andare all'aperitivo, no? Stasera. No, tanto non si può uscire, stiamo a casa, poi ho già cucinato, ti devo dire la verità, ho fatto una parmigiana di finocchi.
Aia, ce l'abbiamo cuoco pure, ragazzi. Io questo non lo sapevo proprio. Si vede, sono uno. Questo non lo sapevo. Ero partito con i finocchi lessi, bolliti, e invece ho preferito di aggiustarli con la besciamella, il prosciutto cotto, la provola. Ecco, dietetico, dietetico. Era partito con i finocchi lessi dietetici, poi... Il pensiero c'era, poi il virus mi ha... Okay. Antonio, vai pure. Vai. Sì. Ciao Gio, sono di nuovo io. Ciao, carissimo. Ascoltami, Giuseppe, stavo guardando su YouTube prima il tuo canale, c'era il maestro Giugiu con le fiabe. Questa cosa, poi ti dico, vabbè, vai. Volevo sapere, in un personaggio che può essere il maestro Giugiu quanto un altro, quanto c'è dell'attore reale? Quanto è parodia di se stessi un personaggio che si crea e quanto è proprio lontano da se stessi? Innanzitutto parti, quando fai queste, diciamo, cose, un po' parti da te stesso per arrivare a un personaggio, quindi lo studi e anche lo provi, anche un personaggio comico, non è che arrivi e vai lì e fai il teatro comico e vai lì e dici ok, faccio il comico. Molte volte ci sono i cosiddetti come lab, dove tu provi un personaggio, anche se devi sperimentare in TV, non a caso c'è il laboratorio di Zelig, di Colorado, di Medizud, e tu provi un personaggio e vedi quanto funziona, se va, se non va. Io in questo caso, per esempio, riferendoti al mio personaggio, l'ho fatto da poco perché, insegnando pure ai ragazzi, mi dicevano, mi mandi un link, mi fai vedere. Io non c'ho una mazza a livello di né ufficio stampa né di showreel, ho tutto creato da poco perché non sono molto tecnologico, ho fatto dei grandi casini con la tecnologia e quindi non amo molto stare davanti allo schermo, preferisco più il vis-à-vis. Però in questo momento, come diceva Francesco, le cose cambiano e quindi anche noi ci dobbiamo un po' riadattare, come voi. Non è che dico oddio, teatro non lo faccio più, non mi va più di partecipare, non pago più la quota, me ne vado, non mi va. Invece tu dobbiamo continuare ad essere vivi e a far sopravvivere anche delle piccole realtà che possono essere, in questo caso, quindi fare anche i corsi e continuando a studiare e anche sperimentando in questo momento con l'online, come stiamo facendo adesso, perché non sappiamo quando possiamo riprendere lo spettacolo dal vivo. Però perché far morire un gruppo, oppure anche... No, assolutamente. No, però molte volte alcuni si scoraggiano e dicono ok, ho chiuso, ho parlato con altri colleghi e dicono no. Hai voglia, hai voglia. In Calabria questo... poi non ti dico. Bravo, molti spettacoli... Non stanno facendo nulla, però noi ci diamo da fare. Infatti è una bellissima cosa, e non a caso pure anche stanno facendo degli spettacoli, li trasmettono anche in televisione, come Salemme, che non è la stessa... Io non amo vederlo in TV, ti devo essere sincero, il teatro, però in questo momento preferisco io andarmi a sedere in poltrona, emozionarmi. Certo. Ma se noi siamo costretti a rimanere in casa per sempre, cosa che non sarà possibile chiaramente e non ce lo auguriamo mai, ma chiaramente il teatro lo vedremo in televisione, perché ci saremmo costretti, e quindi in questo momento lo siamo e ce lo teniamo. Dobbiamo essere tutti un po' più innovativi, abbiamo la fortuna del canale o di questi mezzi con video, tutto, e quindi li dobbiamo sfruttare e un po' imparare. Io non li amo particolarmente, però lo devo fare. Antonio, grazie. Grazie a te. Grazie Antonio, grazie mille. E grazie a te. Non vuole chiedere niente, scusa, o no? Come? Pena, vedi, tua figlia non ci vuole chiedere niente, questa futura attrice, o no? Ma infatti mi sembra strano che ancora non abbia chiesto nulla. Ah, in genere... Alice. Sì. Ma siete da una stanza all'altra? No, siete in case diverse. Sì, stanze diverse. Ah, già Alice, ti sei stancata dei genitori e sei voluta andare a vivere da sola. Dici, basta, vado via, vado a vivere da sola. Si è messa in quarantena sola. Si è messa in quarantena. Quando si parla di teatro, lei è in quarantena. Non vuole nessuno, vuole stare sola con il teatro. Giusto, giusto così. Dici, Alice, vai, chiedimi. No, veramente ancora non avevo pensato a una domanda per... Ragazzi, ma scusa, Alice è una che ci pensa alle cose. Se ancora non è realizzato... Che poi Alice è una di quelle che fa delle domande acute, quindi occhio. Ci devo pensare. Appena sarà pronta, verrà fuori con la sua domanda. Va bene. Intanto Giù, come dire, tu hai recitato anche in set americani o solo italiani?
No, guarda, ho fatto un'altra mia, pure una delle prime esperienze, ti devo dire la verità, ho fatto anche una cosa dove facevo lo stand-in, che era, là non recitavo, ma proprio sostituito. Fu proprio la mia, credo, prima esperienza, diciamo, nel mondo dello spettacolo, dove, credo prima pure del teatro, feci questo film che si chiama Barney Version, e dove c'era l'attrice di Twilight, era un set completamente americano. Ho guadagnato pure bene perché pagano il triplo di quanto pagano gli italiani, perché comunque stanno 10.000 passi avanti rispetto a noi con fondi. Ora no, per fortuna, perché ne approfitto e ringrazio che esiste finalmente anche da noi una Calabria Film Commission, dove anche magari c'è la possibilità di lavorare cioè, ed è una cosa meravigliosa. Quindi, per fortuna, siamo anche tutelati come regione e, come hai detto tu, la Puglia. E quindi i set americani, te lo dicevo prima, per esempio, quelli sono molto più amichevoli. Per lui il nostro lavoro è visto proprio come un lavoro, come può essere il panettiere, credo. Sono molto amichevoli, non c'è distinzione. Qua invece sono alcuni, c'è il Ed è cosiddetto. diverso a livello tecnico, no? Come? Come, a livello tecnico, dico, come set, a livello di camere, di produzione, eccetera, è diverso da un set italiano. Guarda, no, perché poi sono sempre gli italiani, ti devo dire la verità, noi italiani siamo sempre i numeri uno, ti devo dire la verità. Cioè, poi forse hanno mezzi più grossi dei nostri, però per esempio c'è anche un direttore della fotografia, lo approfitto, calabrese, sono andato a vederlo, è un mio amico, Davide Manca, che fa delle cose pazzesche e anche altri registi, quindi non hanno nulla, cioè sono anche originari poi alla fine molti calabresi. Mi era capitato di conoscere uno sul set che era proprio un tecnico, mi diceva che era originario proprio di Catanzaro. Addirittura, Sì, vedi che che c'erano i parenti là. alla fine non si sa, ma siamo in gamba anche noi, siamo in gamba Bravo, anche sì. noi. Allora, se non c'è nessun'altra domanda, se nessuno vuole chiedere, io devo lasciare lo spazio alla mia superstar, che c'è. Non la vedo più però. Ragazzi, è uscita. Oh mamma mia, è Ok. Lo uscita sta. Alessia. Sarà caduta Alessia. No. O mi ha abbandonato, vedi? Secondo me non gli sono Questo è piaciuto io. grave. Alessia, ci sei? No, Ha invitato questo, ti dirà. è Francesco, cazzo. Ehi, tesoro, dimmi. Anche ci sono. Posso fare una domanda? Ok. se c'è Alessia, puoi fare una domanda, perché ad Alessia aspetta l'onore dell'ultima. Ok. Alessia, Allora, l'ultima domanda. dimmi, vai. pensi che il teatro possa servire anche come terapia, ad esempio, per bambini con problemi? Sì, cioè, vabbè, innanzitutto quando io dico se uno c'ha bisogno di terapia deve andare sempre dallo psicologo, da chi. Però il teatro può essere anche una forma, diciamo, di aiuto per chi ha dei problemi, perché molte volte anche chi soffre, non a caso Filippo Tini, ad esempio, che soffre di balbuzia, quando va in scena recita meglio di tutti noi, quindi anche quello può essere una scoperta anche chi canta, sì, può essere anche l'abbattere, diciamo, di quella barriera o di quella parete che molte volte costruiamo noi con le nostre, diciamo, chiamiamole pisse mentali, eccole qua, nel senso le possiamo abbattere. Forse poi un po' tutti abbiamo sempre mille problemi perché tutti noi siamo un po' borderline che viviamo con i nostri disagi, quindi dico io, abbattiamo tutto e via, fate diventare dei vostri difetti, degli effetti che Bello. possono stupire. Fate dei vostri difetti dei grandi effetti. Bello. E poi ricordati, Alice, che noi a teatro viviamo 2 ore fuori dal mondo, quindi quei Bravo. problemi, quelle stanchezze, quelle cose che ci danno un po' noia, le teniamo fuori e in quelle 2 ore pensiamo, anzi, come amo dire, non pensiamo, in quelle Scusa, 2 ore. la voglio risentire perché mi gaso. Cioè, prima di Alessia che mi viene un po' l'ansia, Vuoi la quindi parola voglio d'ordine di nuovo? la parola d'ordine, la voglio sentire. Ragazzi, Vai, attivate i microfoni per favore. forza. Perché Non la sono parola d'ordine. giuro. Siamo pronti per la parola d'ordine? Uno, due, tre. Sticazzi! Ora l'abbiamo svelata anche ai genitori, ma per te l'abbiamo fatta. Di solito. Grazie. Sono onorato allora. Sì, l'abbiamo fatto solo per te. Solo per te. E allora. Noi fino adesso abbiamo scherzato, abbiamo giocato, abbiamo parlato così tra di noi, tra amici, ma nel web sai che ci sono questi fenomeni di cui parlavamo con Anna, che sono gli influencer,
senti come lo dico bene, gli influencer, ovviamente abbiamo dei, come dire, delle persone che vanno a catalizzare l'attenzione del mondo. Lei è una di queste. Davvero? È Alessia Brognieri, assolutamente sì. Da lei dipende tutta una curva di persone, che non posso fare nomi, ma è proprio lei, è una di quelle, una delle più grandi tifose esistenti al mondo. Questo lo posso dire senza timore di essere smentito. Vedi, c'ha lo stemma del Catanzaro, ci ha tatuato sulla spalla un pallone di calcio con l'aquila, qualcosa del genere. Insomma, ti posso assicurare che il Catanzaro dovrebbe fare qualcosa per lei, perché merita. Lei non ha un, lei non è che tifa, lei ha la fede vera e propria. Allora aspetta, non mi interrogare, perché non sono, cioè, amo il Catanzaro, amo la mia terra, però non so neanche, cioè, in questo momento. No, nemmeno io, ti assicuro che non sono informato sui fatti, quindi no, lei ti chiederà. Certo, tranquillo. Non mi interrogare sul Catanzaro che non ti so rispondere, chiedimi altro, Alessia. No, ho visto che, diciamo, che tu hai fatto un tirocinio per educatore per bambini e ragazzi. Sì. Ti è mai capitato, diciamo, nella tua carriera di trovarti di fronte a dei bambini speciali? Ma per speciali non intendo, diciamo, disabili, ma tipo provenienti da comunità, da case protette, da altri ambienti un po' particolari. E come ti sei rapportato a loro e come sei riuscita a integrarlo, a integrarli col resto del gruppo? Guarda, io ho fatto una cosa, volevo farti veramente i complimenti dal profondo del cuore per come hai affrontato il tema della didattica a distanza e disabilità in questo periodo tragico. Ho visto i video su YouTube. Ah, l'hai visto, perché io appunto lavoro anche in, faccio anche teatro in una casa famiglia dove facevo, purtroppo, quindi ho affrontato, ho tanti allievi, e poi io lavoro anche in una scuola di elementare dove ho dei bambini anche rom, che non hanno comunque alcuni i genitori, ma sono seguiti dagli assistenti sociali, e molte volte magari non è facile, perché ad esempio dove io lavoro, in una scuola, i genitori pagano il progetto e molte volte queste persone sono disagiate, non possono pagare la retta. E io ne approfitto per ringraziare i miei genitori, che non sono competitivi a dire quello non paga perché io devo pagare, anzi sono in aiuto, perché non è una gara, nel senso, se io posso oggi do a te, tu domani dai a me. Quindi quello è la prima cosa fondamentale che mi fa piacere e sostengo il mio lavoro, non per una situazione economica, perché appunto molte volte si fa come mi ha spiegato prima Fra, cioè tu fai teatro nella tua terra da tanto tempo, magari senza aver avuto anche una sovvenzione o sopravvivendo, oppure se hai delle cose li devi, se hai delle sovvenzioni devi comunque far fatica, perché poi devi pagare un sacco di spese, quindi anche bello per fortuna quando hai degli aiuti, e ringraziamo appunto, ben venga, però non a tutti è consentito di avere delle sovvenzioni, quindi non è facile, molte volte dare un accesso a queste persone è fondamentale, non escludere, ma io lavoro molto sull'inclusione, quindi anche quello può essere un modo importante, non per metterli nell'angolo, ma appunto per renderli partecipi nel nostro gruppo. È così che può essere poi la disabilità, secondo me, vista da tanti punti di vista, che non può essere solo chi è disabile, magari che soffre di autismo, o disabile chi magari è sordomuto, o disabile chi è, può essere down, ma secondo me siamo tutti poi disabili, dentro di noi abbiamo una disabilità con cui vivere, e nella nostra disabilità parla diventare un'abilità. Non so se mi sono spiegato bene, mo mi prende qua quello della scienza della disabilità, dice che cosa hai detto, non so se ho espresso bene. Anche te mi toccano le emozioni, quindi è normale. Non so se l'ho espresso bene, però ti concludo dicendo che comunque mai mettere da parte nessuno. E questo purtroppo, collegandolo al teatro, non uscendo, diciamo, fuori, perché può essere un aiuto, ma poi la terapia è fatta dagli altri professionisti del settore, e anche grazie al gruppo, perché se poi voi create problemi, in questo caso al vostro, diciamo, direttore, vi ammazza di pugni, loro sanno. Bravo, perché qua c'è anche chi ha delle difficoltà. C'è anche poi chi gioca su queste difficoltà, magari dice non posso pagare, e poi lo trovi col macchinone e pieno di soldi. Sti cavoli, tanto col teatro
non si diventa ricchi, ma... No, no, assolutamente. No, no, non lo facciamo per questo, lo facciamo per amore, ma veramente. Prima, bravo. Ancora di più. Ne approfitto, vi dico che prima che sia una... di pensarlo sempre come un lavoro, se no fatelo vivere sempre come una passione, anche se fate un'altra cosa nella vita. Se la mattina fate i commessi, qualsiasi persona lo va a fare perché magari io ho una famiglia, la mattina devo andare a raccogliere la frutta e il pomeriggio vado a fare il mio corso di teatro, vado a fare il mio spettacolo, vado a fare il mio personaggio, o sono costretto a fare dei percorsi televisivi che non mi piacciono. E perché poi tutti in qualche modo dobbiamo pagare le bollette, quindi non giudico nessuno. Assolutamente, queste belle bollette. Allora, intanto devo dire che Carlo e Antonio si stanno facendo un sacco di risate, non so il motivo, ma rilevano come due matti. Vi ricordo che c'è la videocamera, quindi vi si vede. Io per secondo me avrò detto delle cavolate. Scusa, volevo darti salute perché ti vedevo che stavi starnutendo e quindi volevo, per questo volevo accendere il microfono. Ah, grazie, volevi spot. Perfetto, perfetto. Comunque Gio, è sicuro che hai risposto bene, perché alla bellissima domanda di Alessia che parlava di integrazione, tu hai parlato con la risposto con il termine inclusione, che è il vero obiettivo che abbiamo qualunque persona di noi abbia voglia di dare un qualcosa all'altro, non integrare ma includere, in modo da fargli dare, perché chi è ritenuto leggermente, vabbè che noi del sud siamo inferiori perché l'ha detto qualcosa, basta parlare di teatro, ok, scusa. Vabbè, qualunque persona sia ritenuta leggermente diversa per qualche cosa, è proprio quello che dà di più, quindi l'inclusione, sono d'accordo con te, includere. Magari sarà un buon auspicio di invitarlo al teatro, vero Fra? Sì, assolutamente. Ma io... Andiamo a vedere il posto. Vai. Io invito tutti a teatro, da a noi terroni, ai settentrionali, tutti, le isole comprese. Anzi, se venissero da fuori Italia sarebbe ancora più bello, sarebbe ancora più straordinario. Io non soffro di queste cose. Io, per esempio, non soffro della rivalità con Cosenza. Non ne ho mai sofferto. Per me Cosenza è una città straordinaria, fatta di grande cultura e di grande vitalità. Al contrario di chi invece lassù sta pensando. Cioè, ho studiato tanto lì, quindi infatti, io questa cosa non ne sento. In televisione si parla di altro, ma è per questo che io non guardo la televisione. La sto vedendo in questo periodo soltanto le piattaforme, i film, proprio perché non se ne può fare. Carmen lo sa, noi abitavamo a Cosenza. Carmen, proprio la nostra amicizia è nata a Cosenza, quando eravamo giovani. Pensa che bella cosa, eh? Non ha capito, Fra, vedi, ci hai riportato lì. Ma ieri subito me l'ha detto, è un mio amico, infatti era contento. Sì, cioè... di questa ospitata, e speriamo di poterti ospitare al comunale, magari presentando un nuovo film, o magari facciamo uno spettacolo insieme, creiamo una cosa insieme. Sarebbe splendido, perché no? Facciamo uno spettacolo comico per riprenderci da questa pandemia che non se ne può più. Bravo, ridere, risate, bravo. Infatti. Facciamo una cosa del genere, dai, organizziamoci in questi giorni. Posso dire una cosa? Vai. Guarda, io mi ricordo una grande emozione quando hai fatto i promessi sposi, l'ho visto per la prima volta al Politeama. E allora è stata proprio in relazione comunque alla... io sapevo che lui, perché lui ha iniziato anche facendo l'animazione, ricordo quando era più piccolino, faceva delle cose, cioè aveva la stessa predisposizione. Quindi quando ha fatto proprio questa prima cosa qui al Politeama, insomma, è stata un'emozione bellissima per gli amici che eravamo lì, c'eravamo tanti amici. No, poi stavo in compagnia con tutti i napoletani, l'unico calabrese, quindi figurati, cioè, dopo aver fatto tutta la Campania, sì, in Calabria, ho detto oddio, che gioia. Poi il teatro, quando c'è tutti proprio. Come, infatti, fare un applauso particolare, è stato bello, infatti. Non lo ricordo benissimo. A Napoli c'è una cultura teatrale molto forte, molto alta, c'è un sacco di bellissime realtà, però per fortuna che Catanzaro non siamo di meno, e poi infatti ne approfitto per ringraziarti, Fra, per l'invito, sono onorato, no, grazie a tutti voi. Dobbiamo davvero fare così, ricordiamo le maniche e lavoriamo per farla diventare ancora più bella. Però mi aspettavo che preparavamo tutti un aperitivo, un bicchiere, un brindisi, una roba, no? Cioè,
No, noi non beviamo, non ne facciamo questo. Niente, ho detto ora mi fanno vedere, prepareranno, che ne so, il No, noi queste cose non le facciamo, mi dispiace, ma noi siamo qui per fare, noi siamo ligi al nostro dovere. Guarda Chiara Silvestri, con la guarda, pelle che prende appunti, vedi? ti propongo teatro in cucina, quindi potremmo come anche al Bellissimo. Mi piace tantissimo, l'ho visto ed è splendido. quindi Facciamo, assolutamente. mi piacerebbe farlo, teatro in cucina, cioè pure io l'ho Guarda, visto. io e te teatro in cucina, secondo me spopoliamo, perché ci vedono le persone e cominciano a dire: guarda, sono l'emblema del teatro in cucina, questi due. Quindi io ti propongo per questa, mi propongo, guarda, come sai, Facciamo ci sono. teatro in cucina sul palcoscenico e poi coinvolgiamo gli spettatori. Io invece ti ripropongo. Potremmo fare insieme una bellissima cena con delitto, vedi che si legano sempre queste cose. Cena con delitto, però tutta comica, completamente parodistica. Ci ammazzeremo Si mangia il sorriso. o si ottiene? Assolutamente sì, si mangia pure, certo. Noi mangiamo quello che dovrebbero mangiare gli spettatori. Giù, è stato un grande piacere averti con noi, davvero. Grazie, grazie, grazie. Quindi è come, cioè, vi saluto così. Prima vi ringrazio te, Francesco, ringrazio tutti voi, anche tutti, anche per averci messo in contatto, il nostro prof. Ciao, prof. Ciao a tutti. Ciao. Grazie, Francesco. Vi volevo salutare così, Fra, dacci tu il ciak da regista e noi parola d'ordine. Ah, assolutamente. Tutti con il microfono acceso, Chiara Pappagianni accendi, Francesca Laperta accendi, Carmela Mirarchi accendi. Ci siamo? Uno, due, tre. Grandi, la nostra parola d'ordine. Ciao a tutti. Ciao, Ciao. 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 Ciao.